calce. Struzzo! E questi siamo noi, che ci fiondiamo con tutto l'entusiasmo possibile nei nuovi progetti e studi di settembre. Potrebbe sembrare triste pensare che quello che vedete è uno degli ultimi tuffi dell'estate, ma presto ci trasferiremo a Bologna, studieremo delle robe fuori di testa, ma soprattutto saremo pronti a dare il 100% su questo progetto. O almeno se sopravviveremo a questo tuffo. Au! Polso! Il polso? Salve viandanti del web, io sono Lux. Ed io sono Rhyme. E questo non è il trailer di Arcadia Café. Assolutamente no, siamo vivi, in carne ed ossa. E dobbiamo parlarvi di cose molto, molto, molto importanti. E perché le nostre lauree di lettere hanno la stessa valenza dei soldi del Monopoli, abbiamo deciso di darci a un progetto di disoccupazione di divulgazione videoludica e culturale, che è l'Arcadia Café. Ma innanzitutto, perché siamo qui? Perché questo video? Sappiamo che non ci siamo fatti sentire nelle ultime settimane, ma è perché, a parte che abbiamo cercato un appartamento perché studieremo a Bologna, ma abbiamo sfruttato questo tempo per ricaricare un po' le batterie, ma soprattutto capire quale direzione volevamo che prendesse il progetto. E quindi abbiamo detto, perché non parlarvi di questo magico periodo in cui siamo scomparsi più o meno dai riflettori in questo magico video, ed eccoci qui a parlarvi di cosa vi aspetterà nella terza stagione di Arcadia Café. E mi raccomando, seguiteci fino alla fine, perché ci sarà bella ciccia di cui parlare. Ma cosa abbiamo intenzione di proporvi proprio a livello di idee, di conti? Cosa c'è sul menu di Arcadia Café? Beh, abbiamo intenzione di far fare all'Arcadia Café un bel passo in avanti e renderlo quel progetto di divulgazione e di game culture che abbiamo sempre sognato. E di cui voi non sapevate di avere bisogno. In generale sarà sempre il solito Arcadia Café, parleremo sempre di game culture, divulgazione videoludica e culturale, ma con un tono ancora più chill, perché c'è la parte Arcadia, ma sarà ancora più caffè, con un'atmosfera ancora più rilassata, in modo che tutti i nostri voli pindarici e fili rossi vi arrivino in tutto il loro splendore. Ma soprattutto che vi sentiate coinvolti, e ci sarà ovviamente anche un pizzico di spezie e di divertimento. Quindi saremo sempre i soliti Lux e Rhyme Sketcher con le nostre spezie in tutta la nostra palette di colori, ma assumeremo anche un tono un poco più editoriale. Ma quindi con questa introduzione vi abbiamo già messo un sacco di carne a fuoco, ma di cosa vogliamo parlare effettivamente? Cosa vi aspetta? Soprattutto su quali piattaforme? Che poi mi fa ridere che hai parlato di carne al fuoco perché sei diventata vegana, però... Sì, tra l'altro è successo anche questa cosa durante questi mesi, poi magari ve ne parleremo, ma non è questa la sede. No, torniamo indietro. Infatti volevamo parlarvi del form che abbiamo attivato all'inizio dell'estate e a cui avete risposto in tantissimi, e vi dobbiamo assolutamente ringraziare per il supporto. Ci avete dato delle idee che abbiamo preso e accantonato nella raccolta differenziata, le abbiamo sfruttate insieme alle nostre per rendere il caffè un posto che includesse ancora di più voi e le nostre idee, e soprattutto i vostri sostegni anche economici per l'Arcadia Café sono fluiti in parte nel barbecue ed in parte nel nuovo PC Mega Super Master Race che utilizzeremo per le live e non solo. Che è il barbecue stesso, perché prenderà fuoco prima che riusciremo a farvelo vedere. Ve lo faremo vedere in futuro perché vogliamo farlo bene. Comunque il succo della storia è che durante questi anni abbiamo imparato anche ad utilizzare meglio tutte le piattaforme a nostra disposizione, e quindi vi proporremo tutti i nostri contenuti su tutte le piattaforme in modo specifico e mirato. Su Instagram tornano i carosselli, i nostri soliti post dove ricordiamo i titoli più importanti che ci hanno influenzato, che hanno influenzato voi e anche la storia del videogioco, mentre su TikTok, che vi piaccia o no, sbarcheremo definitivamente con pillole, curiosità, cose divertentissime, anche qualche balletto, scusateci però dovevamo. E poi c'è anche Twitch. Sì, ovviamente il vibe check non verrà mai cancellato, perché ci ha dato tantissimo, sia a livello umano, a livello emotivo, sia a livello di format. È molto divertente ed è un'occasione ottima per confrontarci con voi come community, e insieme ovviamente al vibe check ci saranno anche le blind run, perché vogliamo condividere con voi molti giochi. Abbiamo una lista veramente enorme e c'è anche un format di chiacchiere che vorremmo preparare, però non è tempo luogo. Non possiamo dirvi troppo adesso, quindi state buoni. Però possiamo dirvi che torna ovviamente anche il podcast, non ce ne siamo dimenticati, con un format di discussione da cui prenderemo spunto, per esempio di notizie, di cose che succedono, di attualità del mondo videoludico, culturale e non, per discutere insieme e creare nuovi fili rossi. E a proposito di fili rossi, beh, abbiamo pensato molto a come aprire questo canale YouTube e a come chiamare la porta
portata principale di questa parte di progetto, e siamo tornati indietro alla fine perché fili rossi è una locuzione che usiamo molto spesso, è diventata quasi meme all'interno dell'Arcadia Caffè, ma è perfetta per raccontare quello che vogliamo raccontarvi. Sarà una serie di video tematici molto specifici su vari titoli, per esempio abbiamo già in mente una serie di video su The Last of Us parte 1 in occasione dell'uscita del remake. Al di là di tutte le discussioni che sono state fatte, se è giusto o non è giusto, noi abbiamo in canna una serie di video per approfondire l'argomento, il finale, perché è emozionante, perché è importante, tante tantissime cose, e non solo. Senza dimenticare ovviamente i collegamenti con letteratura e altre forme d'arte. Ci mancherebbe altro. Oltretutto questo format sarà cross mediale, cross social, cioè Fili Rossi sarà presente su YouTube, ma sarà presente anche una sua versione su Instagram, in cui vi mostreremo più visivamente alcuni collegamenti artistici tra vari media. E parlando di arte, last but not least, io che metto sempre le mani in pasta in tutto perché sono sempre insoddisfatta del mio lavoro grafico e quant'altro, ho ritoccato ancora una volta il logo di Arcadia Caffè, e quindi siamo lieti, sono lietissima di presentarvi il logo di Arcadia Caffè 3.0. Questo logo pensavo che ci rappresentasse meglio, che rappresentasse meglio il progetto, al di là del fatto che prima erano solo due lettere che potevano essere Assassin's Creed, Animal Crossing, a cazzo de cane, qualsiasi cosa, quindi adesso è fatto un po' meglio e abbiamo anche una nuova palette di colori che scoprirete durante tutta la terza stagione, si spera che duri anche per le altre. Speriamo che saranno inclusivi per tutta la community come lo sono per noi. E direi che siamo arrivati alla fine di questo lunghissimo discorso sul nulla, sulla terza stagione, e vi abbiamo detto tutto quello che volevamo dirvi, quindi non ci resta che brindare ad Arcadia Caffè 3.0, ai fili rossi, alle strade, e salutarvi. E già che ci siamo, nell'altra parte sono fluiti nel PC Master Race Hyper Mega Gatto. Fatto. Vabbè, è andato. Ha spruzzato il gatto. È saltato. Ha letteralmente spruzzato. Ha fatto più. Questo cane di merda. Ehi, basta. Giù. Ma quello si fa pure male, il coglione. E tutto nei momenti meno opportuni. Ragazzi, sento della pioggia, muovetemi. Ragazzi, sta piovendo? Che cazzo è finale? Fede!